serie, veramente, no? E io devo lavorare anche sulla macchina, e c'ho anche da farmi il lavoro. E sì, qui te mi fai così, mi riempio la casa di balocchi e io perdo tempo. Non fammi minchiate. Aspetta, vado, sai che fuoco, leva, vai sta a fare. Butta un terra, qui sopra, tanto so. Questi sono leggeri, li mettiamo. Sì, state vedendo Dumpster Dive in diretta. Un altro dumpster, e ora vedremo cosa c'è in tutte queste scatole, questi computer. Comunque ringrazio il mio amico fidato che mi riempie sempre di roba, che non si sa più veramente come si fa. Abbiamo messo su una rivendita di materiale sotto banco. Chi volesse comprare qualcosa. Va! Funziona, che bene. Figata! Questo che sarebbe? È un affare che per leggere il codice a barre. Il codice a barre con il carica batterie. Con il carica batterie suo. E il segnale da mandare. Questa è una figata. Questo tear down assicurati di questa rovina. E la mia moglie mi ammazza. È sempre accesa, va, spingi, vai. Ragazzi, io ringrazio tanto questo mio amico che ogni tanto viene qui e mi discarica tutta questa roba qua. Questo è un server bellino, chissà che cavolo è. Questi oggettini qui che sono scanner laser. Una cosa grandissima è questa unità di backup, che è un'unità di backup. Qua giù c'è una cartuccia da 400 GB. Ancora switch, cavi. Ce n'era uno, va bene, non c'è più. Monitor che funzionano, abbiamo visto, vanno a piacimento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questi sono tutti alimentatori. E qui c'è una cosa interessante che ora vediamo. Allora, qui c'è della robina ganza. Queste robine qui, questi oggetti qui, sembrerebbe roba customizzata di proposito. Non so proprio che roba sia, però è interessante perché ci sono delle prese USB qui, oltre alle prese Ethernet e la porta seriale. E non c'è scritto una ceppa. Qui ci vuole un teardown sicuramente. Prima di continuare a fare qualsiasi cosa qui, ragazzi, occorre che io liberi il bunker. Vediamo che c'è qui dentro. Colubris map 320R, un altro map R320R. No. Sono tutte vite. La marmellata.
Wireless LAN, no, chissà cosa c'è, che segreti che ci sono qui dentro. Artem, which information zur ist dann seit 2,5,6 haben in Tagen, 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 eigene Arbeit, eigenen Flein, eigenen Flotz, eigenen Flotz, genau. Antenne, antenne, wifi, quante ce n'è. Niente, schede di rete wifi su PCMCA, quelle che una volta si inflippavano dentro il portatile nelle porte PCMCA. Tling! Ma allora c'era! C'è il MAP 320R e questo da interni è la stessa versione dell'altro che abbiamo visto nell'altro filmato che ho fatto dove ho collegato quelle due mega antenne. E quella è la versione per esterni, questa è la versione per interni, ma è praticamente lo stesso access point. E qua giù mi sembra che ci siano anche gli alimentatori power over ethernet, anche se sono della Tricom. Si manda, praticamente si collega l'access point all'uscita power over ethernet, e il resto si collega agli switch e così si alimentano senza utilizzare più di un cavo, con un unico cavo. Eccolo qui, Colubris MAP 320 con le sue antennine nuove e via! Sono riuscito a riportare un minimo di ordine. Questi sono dei Pentium 4 che poi li tolgo, insomma poi li userò per qualcosa. Questo invece è un server della IBM che mi interesserebbe ora smontarlo e vedere come è fatto, facciamo un teardown, qualcosa del genere. E qui abbiamo questa che è un'unità di backup SCSI e quella che abbiamo visto un po' all'inizio, e questo dovrebbe essere tipo un hard disk rimovibile come erano una volta gli Omega Jets, però questo da 400 GB. Diamo un'occhiata all'interno di questo server dell'IBM. Boia de... Yala Eva! Della serie lo faccio complicato. Maiale, questo come si leva sta giuggia? Questo deve per forza venire via, ecco qua. Mm-hmm. E questo è un altro Xeon. Non si sa la CPU quale sia. Poi qua giù abbiamo DIM di memoria da 500, no, da 1 giga, sono 4 giga di memoria. 4 giga di memoria, questa qua giù è la CPU che ovviamente è doppio processore, ma qui abbiamo, guardate che figata, questo qui dummy finto per inserire un secondo processore lì. Non ce lo rimetterò neanche se crepo. Poi vedremo come. E poi qua giù abbiamo, davanti qua giù c'è una cosa abbastanza interessante. Qui ci sono i soliti dischi che si tolgono, sono gli array di dischi SCSI, sono dischi SCSI, ve li lasciamo listare. E poi c'è questa unità qui, VXA320, che praticamente a vederlo così sembra un videoregistratore. Praticamente è un'unità a nastro di backup, però non l'ho mai vista fatta così. Per toglierla è di una semplicità incredibile, basta premere qui e si sfila dal davanti. Ora non mi viene via perché ci sono i cavi attaccati. Stessa cosa probabilmente va fatto anche dal lato opposto, sicuramente. Poi c'è un'unità dischetti, questo non è niente. E qui abbiamo un bel po' di roba, volendo anche da riutilizzare. C'ha un doppio alimentatore, doppio ridondante. Ovviamente se se ne rompe uno entra istantaneamente in funzione l'altro e si possono cambiare così al volo. Quindi è una macchina che non si spegne mai, sta sempre accesa continuamente. Poi abbiamo qui l'uscita video, che vediamo, sicuramente non sarà niente di che perché sui server non ci sono delle schede video. Normalmente i server funzionano direttamente senza monitor collegato, senza niente, poi vengono gestiti in remoto. Questa è l'interfaccia SCSI, interfaccia SCSI, planar. Questo invece non so cosa è, quest'altra schedina qui non so cosa è, anche perché qui dietro non c'è niente. Quindi per toglierla dovrebbe essere semplicissimo, eccolo qua. Unità di backup con la batteria, credo, non lo so, ma penso che sia
la batteria di backup per i dati che rimangono in memoria nella scheda SCSI qui accanto, credo, eh? Non lo so. Questa è una scheda che non ho mai visto. Però sicuramente una scheda di backup di dati di memoria. Interessante. Sicuramente non sarà questa qui. È una batteria a litio ioni. Probabilmente non sarà più funzionante. Si può cambiare, come vedete. Ma è interessante anche questa da approfondire poi quando faremo un teardown completo di questo oggetto qua giù e vedremo anche come funziona. Vediamo ora questa unità di backup. Unità di backup. Questo qui è dovrebbe essere un'unità che è praticamente tipo lo Yomega Jets, no? Come vi ho detto prima, però si chiama Ultrium 2 da 400 GB e questa è Sabato. Qui abbiamo tipo il coperchio della lavatrice, no? Che si tira su così e poi si caricano i panni dentro, ma possiamo anche togliere completamente tutto. Ecco qua. Allora, avevo detto che questa è un'unità tipo Yomega Jets, no? Che sono dei dischi, praticamente una specie di hard disk, dove uno rimuove soltanto i piatti dell'hard disk e via. E invece ho paura invece che sia tutto un altro tipo di macchina questa qui. Andiamo un po' a vedere dentro che c'è. No! E vediamo che succede. Guardate. Che cazzo carica il nastro? No, che figata! Praticamente ha caricato il nastro! È come un registratore a bobine! Solo che il nastro lo chiappa da solo, come cazzo fa? Ora la levo, vediamo un attimino. Ma non ho visto un cazzo. Il nastro lo agguanta da questa finestrella qui. Facciamo un pochino, l'apro. Non si riesce a vedere dentro, no? La bobina di nastro. Vediamo se si riesce a capire qualcosa di come funziona. Come cazzo lo tira? Come lo tira il nastro dentro? In questo punto qua c'è questa specie di gancio che va ad infilarsi dentro la cassetta. E praticamente tira fuori il nastro dalla cassetta, lo tira fuori, lo fa passare da qua e se vedete qua giù c'è già qui c'è già un nastro attaccato, un nastro trasparente, si vede poco, è un nastro che trasporta, che praticamente passa tutto da qua dove ci sono, dove c'è il gruppo testine, passa attraverso questo spazio qua giù e qui c'è un gancio che prende il nastro all'interno della bobina, lo trascina via di qui, lo fa passare di qua e lo porta all'interno di qua, nella bobina quella lì. Vediamo un po'. Allora, proviamo, inserisco il nastro, vediamo, lo trasporta dentro e poi gli tolgo la corrente al momento opportuno, così vediamo di mandarlo in tilt. Eccolo lì. Ecco, vedete? Questo è il gancio. Dovrebbe tornare indietro da solo, ecco, guardate di dove passa, attraverso lì, attraverso, gira tutto intorno di là, torna indietro, lo sgancia, stacca il nastro e butta fuori la bobina, l'altra bobina. Praticamente è un gancino collegato già con un nastro che è già collegato all'interno, vedete non gira perché c'è questo nastro qui, che acchiappa il nastro che qui dentro lo trascina nella bobina lì. Ora se lo blocco in tempo vi faccio vedere, ecco il gancio,
il gancettino è questo qui. Ora sto per distruggere tutto. Questo qui, questo pezzo qua giù, viene trascinato all'interno della bobina e poi dopo viene avvolto il nastro, visto come funziona. Ridiamogli il via. Vediamo che dovrebbe portare fuori il nastro, eccolo qua, lo fa passare da qua, entra qui dentro, finisce all'interno della bobina e ora lo riprende e lo dovrebbe riportare nella bobina di qua. Vediamo, eccolo lì. E se lo avvolge. Allora, seguiamo il nastro che passa da qui. Qui c'è un piccolo tipo pinch roller, ma non è un pinch roller, penso. E questo qui è il gruppo testine. Il nastro praticamente passa da qui e questo è il gruppo testine, che non è un gruppo testine montato su un tamburo rotante, ma è proprio un gruppo testine normale. Probabilmente ce ne saranno più di una e registrano sul nastro tracce parallele. E poi niente, e qua giù c'è l'altra bobina celata all'interno della cartuccia. E così, giusto perché potevo, ho installato un RAID di dischi SCSI, tanto ce l'avevo. E ora questa unità a nastro qui non so se la potrò utilizzare, stavo pensando magari a un teardown di quelli estremi dove smonto fino all'ultima vite per vedere proprio il funzionamento, potrebbe essere interessante. E siamo arrivati in fondo finalmente anche a vedere queste scatoline qui, che sono quelle che mi incuriosivano più di tutti. Togliamole tutte da qui dentro e vediamo un po'. Eccole qui. Ora, su questa roba qui non si sa proprio niente, non si sa proprio che roba sia. Sembrerebbe, a vederlo così, sembrerebbe un router, però un router con tre porte sole non lo so. Proviamo a smontarne una, vediamo un attimo che c'è dentro. Vediamo che c'è dentro. Ah! Questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo veramente. AMD Geode. Questo praticamente è un computer, è un computerino. E praticamente questo è un piccolo computer per applicazioni embedded, costruito dalla Alix. Il processore AMD Geode lavora a 500 MHz, è un LX800, ha un board 256 MB di RAM e può funzionare sia su Linux che con Windows, addirittura proprio Windows embedded, e ovviamente il sistema operativo viene letto dalla Compact Flash che vediamo installata qua giù. A questo punto mi sembra, insomma, di aver svelato un po' l'arcano di questi piccoli computerini. Sarebbe interessante ora vedere che cosa cappero c'è dentro questa qui. No, purtroppo non si riesce a vedere cosa c'è dentro, si vede soltanto che ci sono tre partizioni, ma il sistema operativo è Others. E beh, insomma, questo è un po' quello che ho trovato questa volta. Ringrazio ancora questo mio amico all'interno di questo cassonetto, di questo dumpster, e non mi resta che salutarvi e grazie dell'ascolto. Ciao, alla prossima!